Ciao a tutti ragazzi, sono Karma. In questo nuovo video vi parlerò di un argomento diverso dal solito, parleremo di vacanza e in particolare se conviene fare una vacanza in crociera. Vi parlerò della mia esperienza personale, di quali sono i punti di forza e i punti di debolezza, i pro e i contro di una vacanza in crociera, in modo da aiutare chi di voi volesse fare una vacanza in crociera a decidere se fa per voi o no. Nel frattempo penso che metterò un po' di clip che ho registrato questa estate quando ho fatto una crociera con Costa, una crociera nel Mediterraneo. Allora, se non mi ricordo male, l'itinerario era partenza da Savona, poi Barcellona, Ibiza, Palma, o forse prima Palma, poi Ibiza, no, forse prima Ibiza, poi Palma, poi Palermo, poi Napoli e poi ancora Savona. È durata 7 giorni, 8 notti e poi nel 2009, quindi un bel po' di anni fa, ho fatto la prima crociera con MSC e la nave era la MSC Splendida nel suo primo anno di servizio, il 2009, penso che sia l'anno in cui era stata varata. Ok, adesso direi andiamo ad affrontare per punti quali sono le caratteristiche di un viaggio in crociera. Innanzitutto penso che uno dei più grandi punti di forza sia il modello itinerante del viaggio in crociera, ossia che tu non stai mai nello stesso posto, cioè tu sei sempre sulla nave, però la nave fa un itinerario, quindi in un solo viaggio puoi andare a visitare tanti posti. Certo, saranno dei posti che si troveranno in una certa area geografica limitata, non è che puoi andare a vedere tutto il mondo, anzi sì, in realtà sì, si può fare così, perché ci sono delle crociere tipo da 125-130 giorni che navigano in tutti i mari del mondo, ma le crociere per comuni mortali o non per pensionati, diciamo, perché insomma una crociera del genere penso che se la possano permettere solo i pensionati, ora che ci penso, o i traders magari. Le crociere normali, diciamo, si concentrano in una zona, in un'area geografica definita, cioè fanno il Mediterraneo orientale, quello occidentale, il mare Atlantico, oppure i mari del nord. E questo penso sia una delle cose più belle della crociera, ossia che tu puoi vedere tanti posti, come se tu facessi un viaggio dove cambi continuamente hotel oppure ostello e visiti tanti posti, posto però in cui tu stai, in cui tu soggiorni, in cui tu fai colazioni, in cui tu dormi, è una nave da crociera e quindi, almeno per quanto riguarda le compagnie più grandi, quindi MSC, Costa, Royal Caribbean, Norwegian, è un posto lussuoso. Veniamo quindi all'altro punto di forza di questo tipo di vacanza, ossia la crociera in sé. Solitamente le navi da crociera delle grandi compagnie sono navi molto fornite, che hanno degli interni, un design, potremmo dire, lussuoso, anche se ci sono alcune navi che sono più sfarzose, più lussuose, e altre che hanno un tipo di design un po' meno lussuoso. Ad esempio, mi ricordo che la MSC Splendida aveva una scala di cristallo nella hall principale, nell'atrio, ed era davvero stupenda, era una nave molto lussuosa. Invece la Costa Fascinosa, che è la nave che ho preso l'estate scorsa, era sempre lussuosa, sempre molto ben decorata, ma forse un po' meno rispetto alla MSC Splendida. E poi tutte le navi hanno tantissime attrazioni, c'è il cinema, ci sono diversi campi da gioco, campo da basket o campo da tennis, ci sono tante piscine, vasche idromassaggio, insomma ci sono tutti i comfort, tutte le attrazioni presenti in un qualsiasi hotel a 5 stelle. Quindi il bello è che tu fai un viaggio itinerante, guardi tanti posti, però il posto in cui tu appunto stai è un posto di lusso, è un posto ricco di attrazioni e ricco di tutti i comfort possibili. L'offerta di servizi per il cliente è molto seducente. Il cliente è servito coccolato, deliziato in tantissimi modi. C'è una serie di servizi gratuiti a cui il cliente ha accesso come parte dell'offerta di base, come parte del pacchetto di base, però ce ne sono tanti altri per cui è necessario pagare. E fidatevi che ci sono talmente tanti modi per spendere soldi che il prezzo lievita in modo facilissimo. Questo secondo me è il principale punto critico di tutti i viaggi in crociera, cioè c'è l'offerta basic, l'offerta di base che comprende di solito pranzo e cena in due ristoranti buffet, ovviamente la camera, la piscina, le vasche idromassaggio, la palestra, però servizi come la spa, come i ristoranti, quelli tematici a pagamento,
Le fotografie, il pacchetto acqua, il pacchetto vino, il pacchetto bevande, i drink al bar, gli snack al bar, la sala giochi, il casinò, tutte queste cose sono a pagamento. E come vi dicevo, sono talmente tanti questi servizi, questi extra a cui uno ha accesso, che anche il cliente, quello più parsimonioso, quello che vuole risparmiare di più, alla fine spenderà sicuramente qualcosa. Ad esempio, le fotografie che vengono fatte tipo ogni sera al ristorante o in giro per la nave, su Costa, sulla nave che ho preso io, costavano 15 euro l'una, una cosa del genere, e però c'era l'offerta che se tu ne compri 4 più 3 paghi tipo 60 euro. Alla fine le abbiamo comprate. E poi, fra le altre cose, abbiamo comprato anche questo modellino della nave, che è forse il souvenir più comune. E poi ci sono vari negozi, oltre a quello di souvenir, c'è quello dei profumi, quello dei vestiti, eccetera. Quindi, come vi dicevo, anche il cliente che cerca di risparmiare alla fine spenderà comunque tanto. Anche perché mi ricordo che nella nave che ho preso io, non so se è così per tutte le navi, c'era la mancia obbligatoria, ossia mi sembra di ricordare, ora vado in modo approssimativo, fra 7 e 10 euro al giorno a testa di mancia per il servizio, insomma, di pulizia della nave. E quindi alla fine si sono aggiunti altri 210 euro, una cosa del genere, di mancia. Ok, questo secondo me era il punto critico più importante di cui parlare. E poi, fra l'altro, anche le escursioni sono a pagamento, ovviamente, cioè voi potete scegliere di uscire dalla nave e liberamente visitare il posto in cui la nave si ferma. Però, se volete fare le escursioni guidate dove vi portano in luoghi particolari, allora dovrete pagarle e anche quelle si fanno pagare. Penso che in alcuni casi forse potrebbe essere meglio fare le escursioni, tipo se volete vedere un luogo specifico, ad esempio quando siamo andati a Napoli volevamo andare a Capri, quindi abbiamo pagato per l'escursione a Capri, oppure quando sono andato a Palma ho fatto l'escursione guidata in un posto dove c'erano delle grotte sotterranee molto belle, con tipo degli specchi d'acqua sotterranei, tutto veramente molto bello, incantevole. Mentre a Barcellona e Ibiza siamo andati da soli a visitare la città. Quindi si può scegliere o uno o l'altro. Di solito le escursioni vi consentono di vedere un luogo particolare. Ci sono anche le escursioni tipo generali di visita della città in generale, però quelle migliori forse sono quelle dove vi portano a vedere un luogo particolare, un luogo particolarmente bello, affascinante di un posto che visitate. Non posso assolutamente sorvolare l'argomento cibo, perché è uno dei grandi punti di forza delle navi da crociera, è proprio che puoi mangiare illimitatamente. Di solito nel pacchetto base, nell'offerta di base, ci sono sempre almeno due ristoranti buffet in cui potete andare, due o tre. Io mi ricordo che a pranzo andavo sempre a un ristorante buffet dove c'erano tantissime cose, tantissime vasche di cibo. Potevi mangiare quanto volevi fino a esaurimento scorte, e poi la sera andavo in un ristorante sempre gratuito, però alla carte, dove eri servito dai camerieri. Invece i ristoranti tematici, tipo quello messicano o giapponese, sono a pagamento. Comunque, veramente per quanto riguarda il cibo, ho veramente avuto un'ottima esperienza, anche perché anche per la colazione poi c'erano già tante cose nel buffet, però poi c'era anche la possibilità di scegliere tipo colazione inglese, colazione americana, colazione belga, ed erano tutte gratuite. Infine anche una parola sull'ambiente delle navi da crociera. Di solito è un ambiente molto internazionale perché ci sono persone da tanti paesi diversi. Di solito gli imbarchi non si fanno mai soltanto in un porto, ma in tutti i porti che la nave visita. L'ideale, secondo me, per le persone giovani sarebbe fare una vacanza con gli amici, perché è davvero un luogo molto, molto internazionale, dove c'è la possibilità di incontrare persone da tanti paesi diversi. Il problema però è che con gli amici di solito si fanno vacanze, almeno alla mia età, a 20 anni, vacanze un tantino meno costose, mentre una vacanza in crociera è comunque sempre costosa. Noi abbiamo pagato, io con i miei genitori, 1000 euro a testa, un tantino di più di 1000 euro a testa per 7 giorni, 8 notti nella camera standard con l'oblò, e poi penso che fra escursioni e vari extra altri 1500 euro in tutto. Quindi mi sembra di aver detto più o meno tutto. Ora, questa,
quella che ho fatto l'estate scorsa è la mia seconda crociera, quindi almeno una terza devo farla e questa volta mi piacerebbe farla con Royal Caribbean e in particolare nella nave Harmony of the Seas, che per ora è la nave più grande del mondo, la nave da crociera più grande del mondo, 363 metri mi sembra, e davvero dalle foto che ho visto ha dentro delle attrazioni fantastiche e quindi sarebbe bello fare un'altra crociera con quella compagnia. In generale penso che la crociera possa essere una vacanza davvero ricca, davvero divertente, però la nota dolente è che è molto costosa e che anche se trovate una buona offerta, tipo una promozione, poi il costo degli extra che si aggiungono all'offerta di base sicuramente farà alzare il prezzo. Quindi, se avete tanti soldi, se il fatto che la carta di credito viene strisciata continuamente dappertutto non vi crea problemi, allora una crociera potrebbe essere davvero una vacanza da sogno, anche perché poi la location, cioè vedersi circondati dal mare, è comunque una location appunto molto suggestiva, è comunque una vista molto particolare. Per questo video ho finito, spero di avervi chiarito le idee per quanto riguarda la vacanza in crociera. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Karma.